Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, sabato 23 luglio. Allora, quali sono le cose fondamentali che sono venute oggi, almeno a guardare i giornali? Molto poche, perché sono cose che riguardano il giorno precedente, sostanzialmente non ci siamo persi nulla, almeno, oppure ci siamo persi tutto nel non leggere i giornali il giorno precedente. La prima cosa è forse il titolo fuori, diciamo, dal comune che fa oggi il Corriere della Sera, perché riguarda il tema dell'immigrazione, e il Corriere e il giornale prendono a spunto la dichiarazione dei paesi dell'est che dice all'Italia, sia il premier ungherese, poi anche, diciamo, il premier austriaco l'aveva fatto nei giorni scorsi, dicono all'Italia chiudete i porti. E Gentiloni, non accettiamo lezioni, questo è il taglio che dà il Corriere della Sera sulla richiesta che fanno gli ungheresi di far sì che si chiudano i nostri porti, cosa ovviamente che anche noi avevamo minacciato in Europa. E Sallusti pure si occupa di questa vicenda e dice, beh, insomma, questo è un buon consiglio. C'è da dire che Sallusti fa una premessa su questo buon consiglio e dice, beh, in realtà un po' di orgoglio nazionale ci dovrebbe prendere, e se volete che vi dica come la penso io, cosa che faccio ovviamente tutte le volte, io in questo caso sono dell'idea che non ci facciamo dire dalla Ungheria o dall'Austria che cosa dobbiamo fare. Il fatto che noi non si chiuda i porti è una cosa che non abbiamo fatto fino ad ora, il fatto che abbiamo la Boldrini, il fatto che abbiamo la cultura dell'accoglienza pensata come soluzione di tutti quanti i problemi, il fatto che facciamo le manifestazioni a Milano oltre i muri è una cosa che riguarda l'Italia. Italia, che dobbiamo risolvere in Italia. Pensare che si debbano ricevere consigli da ungheresi o da austriaci un po' mi fa incavolare. Quindi prima di tutto sono d'accordo con Gentiloni che le lezioni non le vogliamo accettare. La posizione italiana è sbagliata, io sono convinto che dobbiamo combattere contro questa posizione italiana, ma non farcelo dire dagli austriaci e dagli ungheresi, men che meno dagli ungheresi. Chiusa questa parentesi, diciamo così, di immigrazione di giornata che non ci porta molto, ve lo dico quello che succederà nei prossimi giorni: ci saranno sbarchi continui, la polemica continuerà, soltanto un pazzo può pensare che quest'anno in Italia, chiuse le altre rotte, si continui a questo ritmo. Aumenterà il ritmo degli sbarchi ed è del tutto evidente se non faremo qualcosa, e non stiamo facendo nulla. La seconda cosa è la questione di Roma capitale o Roma mafiosa o capitale mafiosa, come diceva una inchiesta che si è rivelata da questo punto di vista un flop. Ne parlano tutti quanti i giornali, anche perché Pignatone, cioè il procuratore capo che ha imbastito questa inchiesta e che voleva dimostrare che Roma sia mafiosa, non ci sta, e quindi con due interviste, dice, ci ho dormito sopra, al Corriere e a Repubblica, rivendica il fatto di aver perso, perché questo è lampante che ha perso, perché questi signori sono stati condannati giustamente a 20-19 anni, immagino giustamente, ma non ci sta sul fatto che ha perso l'aggravante mafiosa a cui lui ci teneva tanto, tant'è che oggi Carminati esce dal regime tortura del 16B bis, nel quale però è stato dal 1° dicembre 2014, cioè non è mafioso ma è stato in quel cacchio di carcere per 3 anni, quindi iniziamo a pensarci in maniera, diciamo, come se fosse un mafioso. E lì per me l'intervista di Pignatone dà il senso di come, oltre a non volerci stare, c'è una sorta di pregiudizio Pignatone nei confronti di Roma, o comunque dell'allargamento dello stato della mafiosità. E l'allargamento nasce dal fatto che se si dà del mafioso, si utilizzano gli articoli del codice di procedura sulla mafiosità, mettiamola così, gli strumenti che hanno a disposizione i magistrati sono degli strumenti che tengono in scarsissima considerazione le garanzie e i diritti degli imputati, e quindi questi strumenti fanno molto comodo ai magistrati. Può anche andare bene, ma bisogna semplicemente bilanciare i pesi e le misure, cioè non si può pensare di rendere emergenziale la situazione romana attraverso l'utilizzo e lo stress di uno strumento come quello della mafiosità, che si attribuisce a chiunque si associ a delinquere, perché sennò stiamo facendo una rivoluzione non attraverso la democrazia ma attraverso la decisione dei magistrati, e quello che vogliamo, penso di no. Già una volta in questo paese ci siamo inventati una cosa di questo tipo, e cioè l'associazione esterna mafiosa, che il concorso esterno in associazione mafiosa, che è un'invenzione della Cassazione, non è nessuna legge che la preveda, per la quale ci sono decine di persone che sono in galera. Ecco, cerchiamo di evitare di portarci su questo livello. Tra l'altro Pignatone oggi lo dice chiaramente, perché lui non è interessato a dire che Roma è mafiosa, lui è interessato, secondo me, secondo quello che si capisce in questa intervista, a utilizzare gli strumenti micidiali che c'ha un magistrato se si definisce mafioso Nicola Porro, tant'è che lui dice che Roma non è... A Roma c'è una piccola mafia, proprio piccola mafia, diceva, e non è paragonabile la situazione mafiosa, dice un'intervista oggi Pignatone, a quella di Palermo
o di Reggio Calabria. Beh, allora insomma, mettiamoci d'accordo. Che facciamo? Mafia di serie A, mafia di serie B? Che mafia è quella di Roma? E tra l'altro ricorda Pignatone come lui stesso abbia dato un parere scritto perché non si sciogliesse il Consiglio Comunale di Roma per infiltrazioni mafiose. Quindi insomma è un po' diverso rispetto a quello che ci hanno raccontato fino ad oggi. Il pezzo che vale per tutti e che ieri non ho avuto il tempo di citare, ma che assolutamente dovete leggere, è quello di Giuliano Ferrara, su cui oggi se la prendono un po' tutti, se la prende Travaglio, se la prendono un po' tutti, se la prende anche Pignatoni, che a un certo punto gli risponde. E ve lo voglio, vediamo se ce l'abbiamo qua nei miei appunti. Ci dice: ci sono vari motivi per i quali questa inchiesta fa acqua da tutte le parti, dice Ferrara. Uno di questi è che, lo diceva nel 2014, uno di questi è che questi magistrati che immaginano la mafia a Roma sono gli stessi che immaginano la mafia e la criminalità nei loro romanzi. Cioè lui dice che c'è, ed è per tabulas ovviamente, che c'è tra i magistrati romani e i giornalisti che parlano di questa roba un tale collocamento per cui fanno i romanzi criminali. E poi dice: come fa un magistrato a scrivere un romanzo criminale, immaginare la mafia a Roma, immaginare Er Quercio, immaginare i personaggi, e poi guarda caso poi nella realtà arrestare e trattare i personaggi nella stessa identica maniera in cui l'hanno trattata nei loro libri. E poi ancora tantissime altre considerazioni sul protagonismo dei magistrati secondo Giuliano Ferrara. Andatevelo a leggere, perché è un pezzo del dicembre 2014 in cui Ferrara dice: ma quale mafia a Roma? È una banda di cravattari, comunque, che meritano la galera. Oggi ne parlano molto i giornali ancora sulla non aggravante della mafiosità. L'altra e ultima due cose di cui vi voglio parlare, perché siamo andati anche lunghi anche oggi, sono: questa roba dell'Appennino di Torino è una cosa allucinante, è comunismo vegetale. Il comunismo vegetale, detto da un porro, è quello che peggio vi possiate immaginare. Un tempo c'era il comunismo nei mezzi di produzione, adesso c'è il comunismo in quello che devono mangiare i nostri figli. È una cosa allucinante, lo scrive bene oggi Crippa sul Foglio, ma l'hanno scritto un po' tutti quanti i giornali di centrodestra, cioè i giornali che hanno una mente, un giornale che hanno della mente su questo, perché l'idea che il sindaco di Roma, il sindaco di Torino, voglia obbligare un venerdì al mese, e dice giustamente Crippa, il venerdì guarda caso era il giorno per una religione che oggi non va più di moda, in cui si doveva mangiare di magro, ma comunque obbliga a mangiare tutti gli studenti un venerdì al mese in maniera vegana, è una roba allucinante, perché si deve essere liberi anche di mangiare la fassona piemontese il venerdì se si vuole. La scuola non ha un ruolo educativo nella nostra alimentazione, la scuola ha molti ruoli importanti che non riesce a svolgere, e adesso gli attribuiamo anche il ruolo educativo nella nostra alimentazione. Vi dirò di più, la cosa che mi diverte è che il menù previsto per il venerdì contiene al suo interno l'ananas. Quindi noi rinunciamo alla nostra fassona piemontesa, ma andiamo a prendere l'ananas. Come la spiega ai chilometro zero amichetti suoi la signora Appendino che andiamo a prendere l'ananas, che dobbiamo dare ai nostri figli l'ananas? Magari diamo anche il mango il venerdì ai nostri figli. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Ma il sangue al cervello è anche politico, è anche ideologico, è anche filosofico. C'è una legge, e la cita giustamente Maurizio Crippa oggi sul giornale, sul Foglio, che prevede che è stata rispolverata in Parlamento, che prevede che nel futuro non potremo portarci la schiscetta, come dicono loro i milanesi, il panino, la rosetta, come dicono i romani, la piadina, come dicono gli emiliani, o quello che cacchio volete voi, non ci possiamo far portare ai nostri figli a scuola il panino fatto a casa. Mi fa venire anche questo il sangue al cervello. Io mio figlio gli faccio mangiare quello che voglio io, quello che desidera lui, ma soprattutto quello che gli voglio dare io, suo genitore. Non c'è una cazzo di maestra ideologizzata che decide che cosa deve mangiare mio figlio. Chiaro? Chiaro, signor Appendino? Chiaro, parlamentari che non sapete svolgere il vostro lavoro e dovete svolgere il lavoro dei genitori? Ma fate il vostro lavoro, potrò decidere io che cosa far mangiare ai miei figli. Se io non volessi fargli mangiare l'ananas per motivi ideologici, è esattamente allo stesso livello di non fargli mangiare la carne. Anzi, si può vivere, dal mio punto di vista molto personale, si può vivere senza ananas, non si può vivere senza carne, senza proteine animali, va bene? Allora io pensare che ci sia il sindaco di una città importante come Torino che perde il suo tempo per fare la settimana un vegan friendly, per me è come il saluto
Vabbè, insomma, è come è il comunismo fatta ragione. Non penso che negli anni 70 un sindaco comunista abbia fatto una cosa più stupida, più incretina, più illiberale di questa. Flat tax, oggi ne riparla chi ne riparla, ne riparlano un po' tutti quanti di questa flat tax. Mi è venuta stamattina questa considerazione sulla flat tax proposta dall'Istituto Bruno Leoni. La proposta di Istituto Bruno Leoni che mi convince solo in parte, perché vi è all'interno di questa proposta, non la dimentichiamo mai, l'aumento dell'IVA al 25%. Per rendere equivalente al 25% la tassazione in tutti quanti i campi, però il centro della proposta è comunque una tassa sui redditi pari per tutti al 25%, ieri c'è stato Pane Bianco, oggi c'è Unida, beh, cioè, ci sono migliaia di dibattiti su questo. La cosa che mi fa venire veramente il pensiero su come in questo paese non conti nulla, ma conti soltanto chi le cose le dice, va bene? Perché io posso criticare l'Appendino, perché l'Appendino è criticabile, perché il Movimento 5 Stelle oggi è anche un po' chic criticarlo, quindi mi dispiace pure criticarla, pur volendola criticare. Se quella cosa l'avesse detta Fassino, Chiamparino, beh, sarebbe stata presa dai salotti buoni e sarebbe stata accettata, ma in fondo mangiare la carne non fa così male. Se dicono Movimento 5 Stelle io posso attaccarli, quindi non sto difendendo il Movimento 5 Stelle, sto dicendo che loro sono attaccabili, ma la sinistra chic non è attaccabile. Bene, allora, un'altra cosa che mi viene da ridere sulla flat tax, a proposito di chi dice le cose e se le dice X hanno un peso, se le dice invece Salvini e Siri non ce l'hanno, è che Salvini e Siri, il suo responsabile economico, questa roba della flat tax ce la stanno dicendo da anni, è una proposta che Siri avrà fatto 3-4 anni fa. Io avrò partecipato a numerose riunioni in cui lui raccontava per filo e per segno la sua flat tax, che è inferiore rispetto al 25%, ma di questo si può discutere. Ma fino a quando l'hanno detta Siri e Salvini, così come i casi dell'immigrazione, sulla chiusura dei porti che poi ha chiesto l'Italia, sulla mancanza, sulla riduzione dell'accoglienza che poi sta facendo l'Italia, sull'assurdità del multiculturalismo che adesso sta convincendo tutti. Bene, quando queste cose, e non sono leghista, sono semplicemente uno che cerca di mettere le cose al suo punto, fino a quando questa roba usciva da un partito politico che fino a prova contraria c'ha anche un certo seguito, cagata zero. Nessuno se la filava, non valeva nulla. Avete capito? Le cose non sono giuste per la loro essenza, sono giuste per chi le dice. Nicola Rossi, stimabilissimo, canusino, presidente della fondazione IBL e ex deputato del Partito Comunista e oggi riconvertito all'anima liberale, se racconta della flat tax dice una cosa a cui tutti i giornali danno grande seguito e dibattito. Di questo io sono felicissimo, perché alla fine l'importante è che si arrivi a una riduzione fiscale, poco importa chi la fa, ma comunque un piccolo senso di giustizia su chi per primo propose questa scelta ed è stato trattato malissimo, beh, forse quella mi rimane. Buona domenica, a domani quindi, ci vediamo con la zuppa di porro, ciao!